Se vi è piaciuto molto, siamo qui con la presentazione del nuovo episodio. Prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Tutti i fatti sono stati svelati tra Ates e Leila. Questo era troppo per Ates e lasciò Leila al loro matrimonio. Fusun ha colto questa situazione come un'opportunità e ha subito iniziato a litigare per i bambini. Ates e Leila hanno litigato e si sono lasciati, costringendo i servizi sociali ad intervenire. Per questo motivo Ates ha detto di aver rinunciato al divorzio. A Leila questa situazione non è piaciuta affatto perché ama moltissimo Ates. Sarà doloroso vivere con lui ma stargli lontano durante la vita. Lo sa molto bene. Si trovano in una situazione estremamente difficile. Ates, se divorziamo, i bambini se ne andranno. Non sei venuto qui per i bambini. Ma se vuoi andare, vai. Non ci crederai, ma sto male anch'io, dice. Leila capirà che queste esperienze sono in realtà molto difficili e dolorose per Ates. D'altra parte, cercheranno di andare d'accordo con i bambini e di apparire felici. Ciò disturberà Ilgaz. Dirà di non giocare, di vivere come se fossi sposato o di non cercare di ingannarci. In un nuovo evento familiare, Barilgaz combatterà con i suoi amici. Bige cercherà di infastidire Leila con le sue parole sarcastiche. Ates proverà a dare il messaggio a Bige e a tutti che non ci sono problemi tra noi abbracciando la vita di Leila e attirandola verso di lui. Questa volta Fusun tenterà di ricattare Leila tramite sua madre. Gli dirà di lasciare Ates in pace e, se lo fa, gli dirà dov'è sua madre. Ma Leila non lascerà né Ates né i bambini. La madre di Leila ha iniziato a lavorare con l'azienda di Ates per essere più vicina a sua figlia e per unirsi alla famiglia. Vedremo Firuze in famiglia molto presto. Ates ama moltissimo Leila e vuole che stia con lui nonostante tutto e tutti. Cerca di trattenerla usando i bambini come scusa. Cercherà di correggere il suo errore. Non dimenticare di mettere mi piace al mio canale e di attivare le notifiche. Arrivederci.